tutto davanti all'ospedale di Dolo da Nicole Di Giulio, perché lì ci sono delle tende. Spiegaci, Nicole. Eccoci. Sì, buongiorno Mirta, siamo proprio dentro l'ospedale di Dolo. Dolo, lo ricordiamo, è a metà strada tra Venezia e Padova. Anche qui nell'ospedale c'è stato comunque un ricoverato per coronavirus, quindi comunque è un'area attenzionata dalla Regione Veneto. Regione che ha deciso di installare proprio davanti agli ospedali di diverse città come questa, questo di Dolo, ma anche a Padova e a Verona, queste tensostrutture. A che cosa servono, Mirta? Adesso te lo spiego. Nel caso in cui ci fossero grandi numeri, gli addetti, qui tutti gli operatori sanitari sono pronti, sono allerta e possono qui dentro, e ci entriamo, ve la mostro, fare tutte le operazioni, tutti gli screening e i test, quindi i tamponi, per verificare se un caso sospetto sia positivo o meno. Questo è importante, Mirta, perché bisogna evitare in tutti i modi di intasare i pronto soccorsi, e soprattutto bisogna evitare che si dirigano al pronto soccorso persone che abbiano dei possibili sintomi riconducibili al coronavirus, perché all'interno del pronto soccorso, esatto, come sappiamo, ci sono tantissime persone, bambini, anziani. È un luogo di contagio, bisogna molto facile. Tra l'altro c'è una fragilità delle persone che sono in ospedale, tant'è vero che la maggior parte, ahimè, delle persone morte sono persone che avevano già delle patologie, quindi diciamo che gli ospedali sono un luogo di particolare fragilità. Se arriva il coronavirus dentro l'ospedale, il rischio è altissimo. Chi c'è con te, Nicole? È un luogo che può diventare un'incubatrice. Qui con me abbiamo proprio il dottor Sandro Panese, che è responsabile di malattie infettive qui dell'ASL di Venezia. Dottore, voi siete pronti ad affrontare anche quali numeri nel caso di vera emergenza? Siamo in grado di affrontare numeri anche molto cospicui, centinaia di pazienti che si dovessero presentare ai nostri luoghi di osservazione. Ecco, ci può far vedere come avviene poi il tampone, anche il tampone, le tempistiche? La mia curiosità, come avviene il tampone? Sì. Esattamente, quello che volevo chiedere. Ecco, proprio Mirta da studio, lei non la può sentire purtroppo, ma chiede come avviene il tampone. Ci può spiegare in sintesi? Sì. Adesso vediamo, diciamo così, una simulazione che abbiamo approntato. Vediamo. Vediamo, allora, quando arriva un paziente, viene ovviamente valutato dal punto di vista clinico, viene visitato, dal punto di vista anamnestico viene raccolta anche la sua storia, ovviamente per identificare eventuali contatti, e se viene posta l'ipotesi di una possibile infezione da coronavirus, viene subito avviato all'esecuzione del test. Vediamolo. Vediamo, allora il paziente viene, venga, signora. Viene di spalle, chiaramente, la bocca, inquadriamo, ecco, perché è una prova, Viene preso in carico dal nostro personale sanitario, che è ovviamente competente e addestrato per questo, e viene eseguito uno speciale tampone che raccoglie un po' delle secrezioni mucose della gola e del naso. Adesso vediamo questo tampone, uno speciale tampone. Sì, io non vi sento da studio. Lo stiamo vedendo, tranquilla, vai, andate avanti, fai parlare il dottore, siamo tutto a posto, scusate, siamo sintonizzati, ecco. Io sono curiosissima. Vediamolo, inquadriamolo, per favore, inquadriamo il tampone, finalmente lo vediamo, dopo, ecco, eseguiamolo, ma dopo quanto tempo abbiamo l'esito, quante ore? Allora, il tempo tecnico di elaborazione del campione viene inviato al nostro laboratorio, che è nella sede di Venezia, dove viene processato. Allora, il tempo di processazione come lo fanno, è tra le 3 gola, e le 4 ore. Quindi siamo Nicole, in grado. Facci vedere un attimo il tampone, scusa, la gola. Siamo in grado, ovviamente, in casi a seconda dell'urgenza, di avere una risposta anche nel giro di circa 4 ore. Ecco, ma a volte però si ha un esito negativo e poi si rifà il test e sia positivo. Perché accade questo? Questo fa parte della storia naturale del virus. Il virus può avere nelle fasi iniziali una replicazione non sufficientemente elevata da poter essere rilevata dal test.
In questi casi, se persiste il sospetto clinico, si ripete il test dopo 24-48 ore, perché sono casi in cui la cinetica virale può portare ad aumentare la replicazione del virus e quindi aumentare la quantità di virus rilevabile dal test. Ecco, io vi volevo, ecco, perfetto. Poi, perché li metto la mascherina? Ecco, qui abbiamo il test, quindi è stato eseguito. Qui però siamo anche pronti con tutti i lettini, quindi siete pronti anche a tenere qui le persone per visite di... Certo. Insomma, ma mi senti, Nicola? La prima valutazione clinica comporta anche una visita medica, quindi un esame obiettivo, e quindi abbiamo attrezzato per eseguire proprio questo tipo di indagine. Non mi senti, clinico, l'esame obiettivo del paziente, certo. Mi senti? Io non sento più. Ok, allora torniamo in studio, tanto poi ci torniamo, sistemiamo l'audio e ci torniamo.